Buongiorno a tutti e bentornati sul canale. In questo video vi mostro alcuni esercizi per andare ad imparare il muscle up alla sbarra. Un esercizio sì tecnico, ma che richiede un adeguato dosaggio di forza esplosiva. Se volete imparare questo esercizio, seguite il video fino alla fine. I requisiti per imparare un muscle up sono un adeguato numero di trazioni alla sbarra, quindi circa 8-10 trazioni, un buon lavoro sulla forza esplosiva in tirata ma anche in spinta e poi un adeguato e specifico lavoro per comprendere la tecnica nella transizione. Il muscle up lo possiamo dividere in tre fasi: la fase di tirata, la fase di transizione e la fase di spinta. Ora vi mostrerò alcuni esercizi che uso solitamente qui in Meraki per insegnare il calisthenics agli atleti. Sono esercizi semplici che però vanno diritti al punto per costruire sia le abilità tecniche e motorie che ovviamente la costruzione fisica e in termini di forza necessaria poi allo sviluppo della skills. Allora, primo esercizio, andiamo a porre l'attenzione su un esercizio di attivazione, diciamo così, per le scapole. Dobbiamo immaginare le nostre braccia e la nostra schiena come fosse un elastico che quando è al suo massimo allungamento, da lì sfrutto questa forza elastica per ritornare in posizione di partenza. Questo movimento, diciamo così, elastico è una delle caratteristiche fondamentali per imparare un adeguato muscle up alla sbarra. Quindi ora vi propongo un esercizio che potete utilizzare volendo anche come riscaldamento specifico, cioè prima fate un po' di riscaldamento generale, sempre, e poi dopo un lavoro specifico di questo tipo. Seguitemi. Allora, partiamo appesi alla sbarra. Quello che dobbiamo fare è mantenere il corpo dritto e lavorare su una fase di apertura e di chiusura delle spalle, in questo modo. Per ora le braccia possiamo tenerle sempre tese. Andiamo a fare circa una decina di ripetizioni, magari per 4-5 giri. Non dobbiamo ora forzare la trazione, ci serve solo come comprensione del gesto. Quindi massimo allungamento e poi fase di chiusura. Devo cercare di percepire al meglio questa forza elastica. Rivediamo il movimento, braccia tese, apro e chiudo, apro, chiudo. Qui l'addome tenetelo non eccessivamente in tensione, non ci serve, però evitiamo inarcamenti strani della schiena, quindi direi un minimo di attenzione sull'addome come chiusura, come postura, manteniamola. Vediamo con una vista laterale il movimento, quindi appeso alla sbarra, apro e chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, mi allungo, trazione, ok? Come secondo esercizio andiamo a utilizzare un cubo o comunque un rialzo per partire da sopra, sempre con le mani in appoggio alla sbarra, lasciarci cadere in avanti sfruttando così l'oscillazione e poi, come nell'esercizio precedente, andremo a trazionare per riportare i piedi sul cubo. Diversamente dall'esercizio precedente, qui possiamo piegare le braccia, non è un errore. Quindi vediamo il movimento. Parto sul cubo, mani in appoggio, immagino di portare i miei piedi circa un metro avanti alla sbarra. Da qui avanzo e traziono per ritornare su. Ricordate sempre questo movimento di apertura. Avanzo, traziono per ritornare su. Avanti, traziono e ritorno su. Quando avete fatto circa 6-8 ripetizioni, visto che qui è richiesto un minimo di forza esplosiva, giusto un minimo, recuperate adeguatamente, quindi un minuto e 30, e fate così le solite magari 4-5 serie. Ricordate che sono esercizi tecnici, sia il precedente che questo, non dobbiamo sentire un eccessivo affaticamento, perché ancora la nostra mente deve essere volta alla comprensione del gesto. Allora adesso, altro esercizio, cosa vado a fare? Vado praticamente a utilizzare il mio cubo
come assistenza per eseguire la fase di salita sopra la sbarra. In questo modo posso aiutarmi con le mie gambe, spingendo ed eliminando così la forza che mi serve in trazione, quindi quella forza esplosiva che mi serve in trazione. In questo modo possiamo porre la nostra attenzione sulla transizione e sul dip finale. Ricordiamo che il movimento del muscle up non deve essere un movimento lineare, verticale, ma una sorta di movimento a C, perché devo scavalcare con il mio corpo la sbarra. Attraverso questo esercizio io appoggio i piedi sul cubo e con un saltello faccio la transizione portando bene avanti le spalle e poi spingerò con il mio dip. Ricordate che questo ci serve per portare l'attenzione su transizione e spinta, eliminando per ora tutta la parte di trazione che andremo a vedere dopo. Parto da sopra la sbarra, uso bene le gambe, tiro in avanti le spalle, quindi devo poggiare la pancia sopra la sbarra e poi eseguo il mio dip. Quando torno giù, adesso ritornate sul cubo oppure potete anche ritornare in avanti. Quindi vado a fare 1, traziono, spingo, piego e ritorno in avanti. Quando avete fatto anche qua un po' di serie, un po' di ripetizioni, quindi attraverso il cubo elimino la parte di trazione, faccio la mia transizione e spingo bene con il mio dip, dopodiché vado a passare allo step successivo. Quindi unisco il primo movimento, quello che abbiamo fatto prima, a questo che abbiamo appena fatto. In sostanza andremo a creare un muscle up completo, ma diviso a metà. Quindi parto con i piedi sul cubo. Afferro la mia sbarra, eseguo il primo pezzo, quindi oscillo, traziono e ritorno sul cubo. Secondo pezzo, vado su in avanti, tiro e poi scendo giù. Quindi abbiamo creato così un'esecuzione completa nel suo insieme, ma spezzettata. Ho la prima fase di trazione, la seconda di salita più dip e poi la fase di discesa. Anche questo lo andiamo a fare per circa le solite 4-5 serie, per magari 2-3 ripetizioni per volta. È sempre un esercizio tecnico, quindi focus sulla qualità del movimento. Rivediamolo. Avanti, traziono, torno su, spingo per salire, sopra, 1 e torno in appoggio a terra. Adesso, come ultimo step, abbiamo l'esecuzione completa. Qui abbiamo però due possibilità. Se ci alleniamo in palestra o comunque in coppia con qualcuno, la cosa migliore è farci assistere dal compagno nell'eseguire il movimento completo. Quindi andremo ad eseguire l'oscillazione, il compagno afferrerà le nostre gambe, ci aiuterà nel salire sopra la sbarra ed eseguire il muscle up nella maniera completa. Se invece siamo da soli, possiamo utilizzare una loop band, un elastico. Il mio consiglio è sempre quello, se è presente, di utilizzare l'assistenza di un compagno, perché è semplice per lui decidere quanta forza avete bisogno, capire quanta forza avete bisogno e quindi darvi l'assistenza giusta e precisa al caso vostro. Se invece vi allenate a casa o comunque siete da soli, ripeto, l'elastico è un buon compromesso. Parto quindi con l'elastico appeso alla sbarra, ci porto dentro un piede, qui sono sempre in appoggio sul cubo, poi dipende anche dall'altezza che avete della sbarra, però per praticità qui abbiamo un rialzo. Da questa posizione quello che vado a fare è, come abbiamo fatto prima, un'oscillazione e una trazione completa. Quindi giù, poi traziono, vado avanti, spingo, scendo e ritorno giù. Ricordatevi, come dicevo prima, che se avete la possibilità, utilizzare l'assistenza del compagno è sempre una grande cosa. Allora, abbiamo visto quelli che sono gli esercizi tecnici per imparare il muscle up, perlomeno quelli che utilizzo più spesso qui in Meraki, ovviamente ce ne sono molti altri. Quali sono però gli esercizi di potenziamento utili? Beh, sicuramente a mio avviso bisogna fare tre cose. Ovviamente imparare il gesto motorio, allenare la forza di base e la forza specifica, in questo caso l'esplosività in tirata. Quindi tutto il repertorio delle trazioni esplosive è fondamentale per un buon muscle up. Tenete presente che dovete portare la sbarra ad altezza dello stomaco,
della bocca dello stomaco, quindi diciamo sotto il pettorale, perché altrimenti non riuscirete poi a fare la transizione. Quindi secondo me tre esercizi che potrebbero fare al caso vostro sono trazioni, magari mettendo anche un piccolo fermo alla fronte e poi facendo la parte esplosiva finale. Potete fare questo per più serie e ripetizioni anche a seconda di quello che è il vostro livello tecnico e di forza. Esercizio numero 2 sono i classici dip su sbarra singola, anche questo è importante perché ricrea il movimento finale che avremo poi nel muscle up. Esercizio numero 3 per allenare la transizione, visto che serve una buona dose di forza di spalla, tricipite e anche del deltoide posteriore, ci sono le estensioni dei tricipiti a terra o anche i Tiger Band push-up, esercizi molto utilizzati anche come potenziamento proprio generale di petto, spalle e tricipiti. Quindi questi sono gli esercizi che a mio avviso tecnici e di potenziamento possono aiutarvi ad imparare il muscle up alla sbarra. Io spero che questo video, seppur semplice, vi sia di aiuto nei vostri allenamenti. Se avete bisogno di qualche chiarimento in merito a questo video, come sempre vi chiedo di lasciare un commento. E ricordate, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale e lasciate un bel like, perché sarebbe un bel aiuto e supporto per la crescita del mio canale. Per ora vi ringrazio e vi auguro a tutti un buon allenamento. Alla prossima!